Confagricoltura, con lo scopo di aiutare i produttori del comparto agroalimentare, ha avviato un nuovo progetto che porta direttamente i prodotti al domicilio del consumatore. Per questo io oggi vi parlerò di un prosecco che mi è stato consegnato dall'azienda Cai dei Fiori di Guglia di Valdobbiadene. È un prosecco particolare perché, come potete ben vedere da questa bottiglia, la chiusura è diversa rispetto alle bottiglie di prosecco che siamo abituati a vedere abitualmente. Non abbiamo il tappo a fungo, ma abbiamo il tappo a raso con questa chiusura caratteristica, con lo sfago, che è una chiusura molto molto tradizionale. Questo vino è frizzante, quindi cosa vuol dire frizzante e non sfumante? Vuol dire che la pressione interna della bottiglia non arriva alle 5-6 atmosfere come per lo sfumante, ma arriva al massimo a 2 atmosfere e mezza. Quindi è un vino decisamente molto più morbido e meno strutturato rispetto a quello che è uno sfumante. Io l'ho già versato e, come possiamo vedere, il colore è un colore veramente giallo paglierino tenue, però ancora con perlage. Nonostante l'avessi già versato, con un perlage perché si vede. Il naso e i profumi sono proprio caratteristici di quello che è un prosecco. Abbiamo le note, una bella nota agrumata, una nota fruttata e floreale molto molto intensa. Ecco che all'assaggio entra in bocca in maniera più delicata, sempre rispetto a uno sfumante, proprio perché abbiamo meno pressione e la bollicina è molto molto più sottile. Abbiamo una bella persistenza ed è un vino che possiamo abbinare a tutti quelli che possono essere antipasti, anche in questo momento, come per esempio una bella frittata con i bruscandoli, delle schiette con la polentina mais bianco perla, oppure a qualche altra tipologia. Diciamo che provate e con l'occasione, Associazione Italiana Sommelier e Confagricoltura, vi auguro cin cin!